Buongiorno a tutti amici di SportMed, oggi siamo di nuovo qui con il dottor Gobbi per approfondire un po' di più l'argomento bio-ortopedia, come abbiamo spiegato nel video precedente. Però oggi andiamo un pochino più all'interno, andiamo a cercare di scandagliare uno degli strumenti importanti della bio-ortopedia, che è il PRP. Allora Alberto, ci puoi spiegare che cos'è questo PRP e perché dà tutti questi buoni risultati? Certo, cari amici di SportMed, il PRP è una terapia oggi molto in uso. Intanto PRP significa Platelet Rich Plasma, che vuol dire semplicemente plasma nostro arricchito di piastrine. È una terapia che si utilizza da molti anni ed è quasi aneddotico l'inizio, perché io avevo male a un ginocchio e circa 20 anni fa il mio amico Ramon Cugat, medico del Barcellona Calcio, mi disse: "Prova a farti una iniezione col tuo plasma". Allora non se ne sentiva parlare molto, però ero curioso, io sono sempre stato curioso, ho provato e ho visto un risultato fenomenale. Quindi è circa 20 anni che si utilizza questa terapia. Inizialmente complicata, perché dovevamo utilizzare delle provette, delle pipette, veniva fatto un po' artigianalmente. Adesso, grazie all'impiego di particolari kit che vengono forniti dall'industria, il procedimento è molto molto semplice. Si preleva un po' di sangue del paziente, viene messo all'interno di questi tubi che hanno un anticoagulante e uno speciale filtro, ne esistono di diverse tipologie, e con una centrifuga noi semplicemente trattiamo il sangue, lo centrifughiamo e separiamo le diverse componenti, globuli rossi, globuli bianchi, a seconda del loro peso vengono separati e noi prendiamo la parte che ci interessa. È importante capire che all'interno del plasma noi abbiamo circa 1500 proteine e che quindi non tutti i PRP sono uguali e non tutti i PRP vanno bene per qualunque indicazione. Grazie Alberto, quindi è molto molto interessante quello che ci hai spiegato, anche perché poi su internet si trova di tutto, invece così abbiamo dalla vera fonte. E mi pare di capire però che allora quindi puoi fare tutto in ambulatorio, cioè quando il paziente arriva, una volta che hai fatto la diagnosi, che c'è indicazione a fare questo PRP, si può fare tutto qua in studio? Sì, in effetti sembra molto complesso, ma non è molto complesso. La preparazione è una preparazione veloce, si fa un prelievo ematico di pochi cc di sangue, circa 10 cc di sangue, si inserisce nelle provette e poi si centrifuga per 5-7 minuti a seconda della tipologia di prodotto. Quello che invece è importante è capire quale concentrazione di piastrine e presenza o meno di globuli bianchi possono servire per il paziente in oggetto. Faccio un esempio: il PRP che usiamo per una lesione muscolare è molto povero di piastrine. Il PRP che usiamo per una tendinite è molto più ricco di piastrine e contiene anche globuli bianchi. Per la cartilagine è un PRP che è una via di mezzo tra i due. Quindi par di capire che comunque sia è una cosa che il paziente arriva, fa la visita e poi se c'è indicazione tu puoi già farlo in prima seduta quando lo vedi, oppure rimandi il paziente. E soprattutto una domanda classica che fanno tutti i pazienti: è doloroso? E soprattutto dopo quanto posso aspettarmi di trovare un miglioramento? La terapia è una terapia semplice. È importante comunque conoscere bene il paziente. Se ci sono dei problemi ematici, noi richiediamo degli esami del sangue per vedere appunto che non ci sia una discrasia ematica, il numero di piastrine. In linea di massima è una terapia che si può fare al momento in ambulatorio, come abbiamo detto, non è dolorosa, è un semplice prelievo ematico e successivamente una infiltrazione che viene effettuata con l'utilizzo di uno desensibilizzante cutaneo di superficie, che ad esempio nel caso del gomito o della mano, che sono un po' più sensibili, addormentando un pochino la parte non si sente dolore. A livello del ginocchio non è assolutamente doloroso. A livello dell'anca è necessario ad esempio avere un controllo ecografico per avere una maggior precisione nell'introduzione del prodotto, che poi sono pochi cc, cioè noi da un 10 cc di sangue poi alla fine introduciamo 2-3 cc ad esempio nell'anca, quindi una piccola quantità. E in realtà non è una medicina, quindi non possiamo attendere
infiltrazione, risultato, come se fosse cortisone, come se fosse una medicina. È una terapia biologica, quindi è necessario un intervallo di tempo più lungo. In genere si fanno 2-3 infiltrazioni a distanza di 15 o 20 giorni e i risultati avvengono nel tempo. Per esempio, in un soggetto artrosico con problemi di cartilagine al ginocchio, magari i risultati avvengono dopo 2-3 mesi. Il soggetto dice: caspita, non riuscivo a salire le scale, non riuscivo a fare un inginocchiamento, adesso riesco. Ma bisogna attendere un po' di tempo. Per ciò che riguarda viceversa le tendiniti, spesso il risultato è più veloce. A distanza magari di qualche settimana, il soggetto già sente che ha molto meno dolore. Allora, un'ultimissima domanda, Alberto, così almeno abbiamo scandagliato un po' questo mondo del PRP, che tra l'altro è stata anche una novità per me, perché ho imparato delle cose che non sapevo, e questa: i pazienti tante volte ci chiedono, ma quando noi veniamo a fare la terapia da voi, che può essere la terapia manuale o il PRP e così, ma poi dopo posso tornare a fare il mio lavoro, devo aspettare qualche giorno, posso andare a fare sport? Ci chiedono queste domande qua, cosa ci puoi dire in merito? Ovviamente dipende dalla zona in cui noi andiamo a praticare il PRP. Nei casi più semplici, ad esempio un'infiltrazione di ginocchio, il paziente può uscire dall'ambulatorio e può tranquillamente riprendere la sua attività. Noi raccomandiamo ad esempio di non andare in palestra lo stesso giorno o fare una corsa a piedi, perché potrebbe determinarsi un'infiammazione e dolore. Nel caso ad esempio dell'anca, noi consigliamo circa 24 ore di riposo, perché la infiltrazione dell'anca è un po' più profonda, un po' più laboriosa, quindi è meglio che il soggetto per 24 ore non faccia grossi sforzi. Può lavorare in ufficio, può scrivere a computer, ma se è un lavoro manuale è meglio astenersi per 24 ore. Grazie Alberto per le grandi indicazioni che ci hai dato e per la tua infinita pazienza e professionalità. Speriamo vi possa essere di aiuto e se avete delle domande non esitate a chiamarci al nostro solito numero di telefono oppure a visitare il sito www.sportmenomed.it o www.oasiortopedia.it. Comunque li trovate tutti sul nostro sito. Speriamo di avere i vostri feedback e per qualsiasi domanda noi ci siamo. Continuiamo con la ricerca dell'esci guarito. Grazie. Arrivederci. A voi. Grazie Alberto. Grazie a voi.